con Jonathan Ferramola, direttore artistico della 13ª edizione del Terra di Tutti Film Festival a Bologna e Firenze dal 10 al 13 ottobre 2019. Jonathan, ben trovato. Grazie, grazie a voi, bentornati a tutti voi. È un po' che non ci si sente. Sì, dai, vicissitudini varie, ma io sono sempre qua al timone, però insomma prima magari sentivate anche Marina, Stefania, insomma persone che mi hanno affiancato in questi anni nella direzione, però siamo sempre qua, a Bologna, l'ottobre dei diritti umani, lo chiamiamo. Allora, per chi non lo conoscesse, spieghiamo cos'è. Semplice e difficile allo stesso tempo, semplice perché è un festival del cinema, cinema documentario, docufiction, animazioni, insomma un festival con tutti i crismi di un festival di cinema. La particolarità, ma anche questa può essere nota a tanti, è quella di dare il focus sui diritti umani, le lotte ambientali, l'attenzione ai conflitti, alle migrazioni, quindi cinema sociale sostanzialmente, forse la particolarità è che non è creato da soggetti che nella vita fanno cinema, ma sostanzialmente è stato fondato, ideato, immaginato 13 anni fa da due organizzazioni non governative, TVC, che nel frattempo è diventato WeWorld GVC e Cospe Onlus. Quindi due organizzazioni che nel lavoro quotidiano al sud del mondo di progetti di cooperazione, di sviluppo, di aiuto umanitario, si sono resi conto che l'importanza strategica non è solo il lavoro che compi giù, ma è anche il ponte che crei qui, lo crei con le comunità migranti, col lavoro che si fanno sui territori, nella sensibilizzazione, con le scuole, col pubblico, con il tentativo di raccontare, no? Anche le mille contraddizioni che esistono, insomma, nel mondo globalizzato. E questo è il tentativo, farlo attraverso il cinema. Quindi, quando la parola passa allo schermo e si spengono le luci, anche il flusso di informazione, di coscientizzazione, di capacità di analisi è un altro, si sviluppa un senso più raffinato, più attento, esteticamente anche più sensibile, no? Che è quello appunto del cinema. Quindi raccontare storie di diritti umani, di lotte, di rivendicazioni, di emancipazione attraverso il cinema documentario ci è sempre sembrato e continua a sembrarci un modo molto lucido, interessante, evoluto di aprire coscienze, di aprire spazi critici, insomma, e di offrire punti di vista diversi, magari che il mainstream a volte nel nostro paese tende a dimenticare, no? Ci presenti questa edizione? Sì, un'edizione, la 13ª, un'edizione molto attenta al dibattito sui cambiamenti climatici, non poteva essere diversamente. Delle 500 e oltre opere che abbiamo ricevuto a bando di concorso da 25 paesi, tante sono le narrazioni che partono da focus ambientali, lotte per la salvaguardia di territori, piuttosto che la lotta senza confini contro l'invasione della plastica o i movimenti globali per il clima. Quindi insomma un racconto che ha, per esempio, posso citare Youth Unstoppable, che è un racconto di una Greta canadese. Noi pensiamo sempre a Greta Thunberg come l'unico esempio che c'è di mobilitazione così dal basso, però lei è sicuramente la più famosa, ma esistono altre Greta, e una appunto l'abbiamo scovata in Canada, che per 10 anni si è filmata e ha raccontato la sua storia nei movimenti globali per il clima, insomma, quindi questo è Youth Unstoppable. Parleremo di Anuktaq, un'isola perduta in Micronesia, che rischia di essere completamente sepolta, travolta dalle acque, sta scomparendo, e però i suoi abitanti giustamente si stanno ribellando a questo e quindi stanno mettendo in moto una mobilitazione molto molto efficace, almeno insomma proattiva, diciamo, per cercare di uscire da questa condizione. Parleremo di Gaza e lo faremo con Gaza, appunto. Un bellissimo documentario, è stato finalista a Sundance l'anno scorso, un documentario di Gary Kinn e Andrew McCowan, che racconta un giorno di ordinaria follia nella striscia di Gaza, con una fotografia molto potente, uno sguardo lucido ma anche pragmatico, insomma, di quello che sta succedendo in questa zona di Medio Oriente. Parleremo di ISIS, Mosul,
ragione in questi giorni che la recrudescenza, insomma, in Kurdistan è tornata all'ordine del giorno. Lo faremo con Isis Tomorrow di Francesca Mannocchi, ma lo faremo anche con il bellissimo Mosul After the War di Anne Poiret, una delle registe che è stata già ospite un paio di volte nel nostro festival, una secondo noi dell'avanguardia del documentarismo d'inchiesta francese. Poi così in questo volo d'uccello che faccio ci muoveremo in Libano con Sufra di Thomas Morgan, una produzione bellissima di un racconto di riscatto, donne palestinesi che dopo anni in un campo profugo in Libano hanno deciso di un po' uscire dalla condizione di una vita appesa in attesa di qualcosa, che è un po' la condizione del rifugiato, e hanno deciso di montare un catering di cibo multietnico e stanno lavorando di questo, quindi una bella storia di riscatto, di empowerment femminile, insomma molto molto potente ed emozionante. Poi io chiuderei anche con una segnalazione di un film che a noi è emozionato molto, che si chiama Free Man di Anne Frederick Whitman, che è la storia toccante, potente, di Kenneth Reams, che è il protagonista del film, che c'è in maniera molto presente in tutto il film, anche se non si vede. Kenneth non si vede perché da 26 anni è nel braccio della morte in Arkansas, giovane afroamericano accusato di omicidio. Lui si è sempre professato innocente, la storia italiana è molto controversa, al punto che la condanna a morte è stata sospesa per in attesa di rifare il giudizio. Ebbene, è nato un comitato che si chiama Free Kenneth, il comitato verrà da noi a raccontare questa storia e dopo la proiezione del film ci collegheremo in Skype con Kenneth dal carcere dell'Arkansas, cercheremo un po' di dire anche dalle sue parole la sua storia. Quante opere da quanti paesi? Allora, noi mettiamo a concorso 36 opere, 4 premi, e sono, le ho contati, sono 25 paesi del mondo, insomma, veramente bene qui distanti, dal Mozambico al Canada, dal Brasile al Ghana. Ci sono veramente, c'è tanta Europa naturalmente, ci sono tanti documentaristi italiani, da Stefano Di Berti appunto a Francesca Mannocchi, alla bolognese Sayonara Film. Ci sono tante filiere di riflessione, ad esempio una che non ho citato ma che è molto interessante è quella che ho chiamato diritti e rovesci, le filiere del cibo. Parleremo di pomodoro, di soia e parleremo di caffè, quindi vedremo come alcune di queste filiere alimentari hanno una faccia che è la faccia più commerciale, la faccia del grande marketing, e poi hanno il rovescio, ovvero di diritti negati, di filiere sporche, di tentativo di contraffazione. Questo, quindi, tre grandi inchieste: Soialism, Empire of Red Gold e Starbucks Unfiltered, che racconteranno appunto il lato scuro di alcuni tra i più importanti, diciamo, cibi che consumiamo tutti i giorni. Ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Certo, intanto per gli amici magari del centro Italia saremo anche al Cinema Spensen di Firenze il giorno 10 ottobre, quindi insomma se un giro a Firenze ci sta sempre, questo potrebbe essere una buona occasione per andarsi a vedere un po' il best of del festival. Fra l'altro lì daremo anche Midnight Family, vincitore un pochi mesi fa di un premio al Biography Festival di Bologna, quindi la grande produzione messicana. Invece qui a Bologna, appunto dal 10 al 13 ottobre, dalle 5 del pomeriggio a mezzanotte in vari cinema della città. Tutte le informazioni le trovate su terradituttifilmfestival.org oppure sulla nostra pagina Facebook, Terra di Tutti Film Festival. 13esima edizione del Terra di Tutti Film Festival a Bologna e Firenze dal 10 al 13 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jonathan Ferramola. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, buon ascolto a tutti.